Prepariamo il pane senza impasto, il pane che si prepara senza necessità di impastare, quindi senza utilizzare sbattitore planetario o qualunque altro strumento, e che si cuoce in pentola. E la cottura in pentola ci permetterà di ottenere una crosticina super croccante per un pane proprio come quello di una volta. Ma vediamo subito come si prepara, perché è semplicissimo e sono sicura diventerà anche il vostro pane preferito. Il pane senza impasto ha un impasto molto idratato, ecco perché noi non andiamo a lavorarlo ma semplicemente a mescolarlo con un cucchiaio. Utilizziamo poco lievito di birra, così che l'impasto, oltre a lievitare, avrà una perfetta maturazione. Avremo quindi un pane morbido, soffice all'interno, una crosticina super croccante, una bellissima alveolatura. Ragazzi, questo è il pane del quale vi innamorerete. Inizio a mettere in una ciotola l'acqua a temperatura ambiente. Aggiungo il lievito di birra che vado a sbriciolare. Se utilizzate il lievito di birra secco, e potete sempre utilizzarlo a patto di diminuire ovviamente la quantità, dovrà essere un terzo o alla metà, non tanto quanto il lievito di birra, potete aggiungerlo direttamente alle polveri. Inizio a mescolare. Aggiungo un cucchiaino di miele. Il miele, in alternativa zucchero, aiuta il lievito ad attivarsi, ma in più contribuisce a rendere la crosticina del pane così croccante. E a questo punto vado ad aggiungere la farina, che aggiungo poco alla volta mescolando man mano. Quindi aggiungo un po' di farina, inizio a mescolare, ne aggiungo altra e mescolo, le incorporo pian piano, insomma. La farina che sto utilizzando io è una farina zero, abbastanza forte. Cercate di prenderne una con un valore elevato, W, o comunque tante proteine. Questo perché? Perché questo impasto andrà a lievitare dalle 20 alle 24 ore e può rimanere in frigorifero addirittura 2 giorni prima che andiamo a fare le pieghe, a dare l'ultima lievitazione e poi ad infornare il pane. Questo significa che ovviamente il nostro lievito ha bisogno di nutrirsi, l'impasto ha bisogno di non collassare, di avere una bella struttura, quindi abbiamo bisogno appunto di un bel po' di proteine. Volendo potete utilizzare anche metà farina 00 e metà farina Manitoba. In una prima fase quindi avremo una sorta di pastella bella densa, poi pian piano questo impasto si andrà un pochino ad addensare, anche se non diventerà così duro e consistente, così come siamo abituati normalmente a considerare l'impasto del pane. Il motivo per il quale noi lavoriamo questo impasto appunto con un cucchiaio, non andiamo ad incordarlo con un'impastatrice o a lavorarlo appunto a mano. Dopo a mano andremo a fare le pieghe. Aggiungiamo anche il sale. Un'ultima lavorata e l'impasto è pronto. Scusate, un'ultima mescolata e l'impasto è pronto. Eccolo qui, la consistenza dell'impasto è quindi questa, quindi come vedete piuttosto compatto, ma comunque non è uno di quegli impasti piuttosto sodi che andiamo a lavorarlo appunto in mano. Questa è la consistenza giusta. Adesso posso coprire con pellicola e lasciar lievitare l'impasto appunto 20 ore, oppure se voglio farlo lievitare in frigorifero, magari perché voglio allungare i tempi di lievitazione, considerate questo impasto così realizzato può stare fino a 2 giorni in frigorifero, avendo utilizzato ovviamente una farina forte come vi dicevo, vado a dare delle pieghe, il che aiuterà chiaramente la lievitazione e la formazione di una bella maglia glutinica. Quindi copro e lascio riposare una mezz'oretta. Quindi, avendo deciso per una lievitazione più lunga in frigorifero, vado a dare un giro di pieghe. Bagnatevi bene le mani, sollevate l'impasto e prendete i lembi esterni e li girate, li ripiegate verso l'interno. Fatto questo, lascio riposare ancora una mezz'oretta e poi do un altro giro di pieghe. Dopodiché andrò a coprire con pellicola trasparente e metterò in frigorifero fino all'indomani. Passata un'altra mezz'oretta e vado a fare un altro giro di pieghe, sempre con le mani bagnate. Prendo l'impasto all'esterno e lo tiro verso l'interno. Lo giro con la chiusura verso il basso
e lo lascio riposare ancora una mezz'oretta e ancora un giro di pieghe e poi lo metto in frigorifero. Ricordate che potete farlo anche senza questo giro di pieghe, il pane viene perfetto lo stesso. Il giro di pieghe è sicuramente consigliabile quando volete tenere l'impasto in frigorifero a riposare anche per 24, 26 o 28 ore. Un ultimo giro di pieghe e ci siamo! Come vedete l'impasto è diventato sempre più liscio poiché riposando si riesce a sviluppare una buona maglia glutinica anche senza lavorazione. Questo è il trucco fondamentale che si utilizza appunto per ricette come queste che sono ad alta idratazione e che quindi sarebbe diversamente difficile lavorare, impastare e incordare. Mi bagno ancora una volta le mani, tiro i lembi esterni dell'impasto verso l'interno. A questo punto mi accorgo che l'impasto, guardate qui, posso anche prenderlo a mano, cosa che prima non riuscivo a fare perché appunto era molto molto idratato. Vi ricordo che in ogni caso questo giro di pieghe, che sicuramente dà slancio alla lievitazione, non è fondamentale, potete anche evitare di farlo, in particolar modo se passate il pane oggi pomeriggio e volete ad esempio infornarlo domani mattina, se non gli volete dare un eccessivo tempo di lievitazione. Ora io metto la pellicola sulla ciotola e lo lascio lievitare anche più di 20 ore, magari lo preparo al mattino per infornarlo alla sera successiva, insomma voglio dargli tanto tempo di lievitazione, per questo ho potuto fare diversi giri di pieghe e per questo adesso andrò a metterlo in frigorifero. In particolare se estate chiaramente l'ambiente è caldo, quindi dovrete metterlo in frigorifero anche se i tempi di lievitazione non sono così lunghi. In inverno potete tranquillamente lasciarlo anche a temperatura ambiente se la temperatura ambiente è molto fresca. Se avete molti condizionatori accesi, termosifoni accesi, insomma l'ambiente è molto caldo, vi conviene comunque metterlo in frigorifero. In frigorifero potete tenerlo lì a riposare per tutto il tempo che volete, al massimo un paio di giorni. In frigorifero avete la possibilità di preparare il pane oggi e di infornarlo quando volete, perché il frigorifero rallenta al minimo l'azione del lievito e quindi la lievitazione. Allunghiamo i tempi e scegliamo di infornarlo quando preferiamo. Vado in frigorifero e lo riprendo domani sera o anche dopo domani mattina. Al termine della lievitazione in frigorifero riprendete l'impasto, lo riportate a temperatura ambiente per un paio d'ore, dopodiché il vostro impasto si presenta in questo modo qui. È bello cresciuto e presenta delle belle bolle in superficie. Prendiamo della farina di spolvero, potete utilizzare la stessa farina che avete utilizzato per l'impasto o una farina di semola. Trasferiamo l'impasto sulla spianatoia. Senza stressarlo troppo, lo allarghiamo un po'. E facciamo delle pieghe. Portiamo il lembo superiore verso l'interno, ancora il lembo inferiore sempre sopra l'interno. Allarghiamo un po' questo nuovo rettangolo che si è formato. Ripieghiamo ancora un'estremità verso il centro ed ancora una volta l'altra estremità sempre verso il centro. A questo punto ribaltiamo il panetto con la chiusura verso il basso e andiamo ad arrotolarlo, a pirlarlo per chiuderlo. Fatto questo, lo andiamo a sistemare un cestino per la lievitazione che spolverizziamo con un po' di farina con la chiusura verso l'alto. Chiudiamo ancora un po' il panetto, possiamo pizzicarlo per chiuderlo bene, copriamo e lasciamo lievitare per 2-3 ore. Quando il pane sarà diventato bello gonfio, intanto potete andare a controllare, quindi siete quasi pronti per la cottura, preriscaldate il forno alla massima potenza e sistemate sul ripiano più basso una pentola di ghisa, di terracotta o di acciaio dal fondo spesso. Mi raccomando, scegliete comunque pentole che non abbiano riporti in plastica, come manici in plastica, poiché vi servirà appunto poterla utilizzare per la cottura nel forno. La pentola deve essere pulita anche di coperchio, quindi fate attenzione che abbia un bel coperchio e che sia esattamente il suo, esattamente della sua misura. Se proprio non l'avete, potete coprire con un foglio di alluminio, chiudere la pentola con un foglio di alluminio. Comunque è preferibile utilizzare una pentola con il coperchio, poiché la pentola che si andrà a riscaldare nel forno permetterà una cottura ottimale del pane proprio come se fosse nel forno a legna.
Eccoci qui, il pane ben lievitato, ho preriscaldato il forno con la pentola al suo interno. Adesso metto un attimo da parte il pane, prendo un sottopentola perché il forno è arrivato a temperatura, posso prendere la pentola, ma devo fare molta attenzione a non scottarmi perché chiaramente la pentola è stata preriscaldata nel forno, adesso scotta tantissimo, quindi molta attenzione, mi raccomando. Prendo un sottopentola, lo appoggio sul piano, vado a prendere con due presine, mi raccomando, la pentola. Tolgo il coperchio con molta attenzione, vado a rovesciare il pane direttamente nella pentola. Rimetto il coperchio e vado subito ad infornare. Quindi ho messo la pentola nel forno con il coperchio. Adesso lascio cuocere il pane coperto a 230 gradi per 30 minuti. Poi tolgo il coperchio e proseguo la cottura per altri 20 minuti. Posso abbassare la temperatura anche su 200 gradi nella seconda parte di cottura, va bene lo stesso. Mi raccomando, procedete esattamente in questo modo. Prima parte della cottura coperta, seconda parte scoperta. La pentola così calda, così bollente, ci serve per creare subito una crosticina super croccante. Il pane è pronto, eccolo qui, l'ho appena sfornato. Lasciate intiepidire giusto 2-3 minuti. Poi lo possiamo capovolgere su una gratella per farlo raffreddare completamente. Profumato, fumante, ancora caldissimo, fammelo raffreddare bene e poi lo tagliate. Bene, il pane si è intiepidito, adesso lo vado a tagliare. Sentite quanto è croccante. E guardate qui il risultato, semplicemente meraviglioso. Andiamo a tagliare una fetta. E assaggiamolo ancora caldo. Guardate qui che bello, sofficissimo e fuori croccantissimo. Insomma, pane senza impasto, quindi semplicissimo da preparare. In più cotto in pentola, quindi con questa crosticina super croccante, dovete assolutamente provarlo. Io lo assaggio. Mollica, sofficissima e crosticina croccantissima. Buonissimo! Ecco il pane che si prepara in pochissimi minuti e renderà felice veramente tutta la famiglia. Mi raccomando, provatelo anche voi. Lasciatemi un like ed un commento ed iscrivetevi al mio canale YouTube. Attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove ricette in uscita. Io vi do appuntamento alla prossima ricetta. Buon pane fatto in casa a tutti! Ciao!